Bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. I temi dell'ambiente in primo piano. Ci saranno ulteriori approfondimenti sul progetto per l'impianto di GPL più grande d'Europa a Manfredonia. Se ne è discusso ieri in Consiglio dei Ministri, che però intanto approva 12 impianti agrivoltaici. Sentiamo. Il referendum nel 2016 col 95% dei no al deposito costiero di GPL a Manfredonia, l'istanza della Regione Puglia e la voce di un'area già colpita dall'industria in termini di impatto ambientale. Alla fine il governo nazionale pare aver capito e apre ad ulteriori valutazioni sul progetto di Energas. Abbiamo ribadito al Consiglio dei Ministri il nostro no al deposito costiero di GPL a Manfredonia, un progetto vecchio, un progetto del 98, un progetto che prevede una condotta di 10 km in un'area che ha tutt'altra vocazione, un deposito che non ha nulla a che vedere in un'area che non è più un'area con vocazione industriale, in un territorio che ha già subito in passato la industria chimica dell'Enichem. Parliamo tra le altre cose di un combustibile fossile che è altamente pericoloso. Si tratterebbe del più grande impianto d'Europa, con 12 serbatoi interrati da 5.000 metri cubi di GPL per una capacità totale di 60.000 metri cubi. La Puglia sceglie l'idrogeno, chiosa il vicepresidente, e il GPL contrasterebbe con la Puglia decarbonizzata, prefigurata dal presidente Michele Emiliano nella lotta sull'ex Silva di Taranto e sulla centrale Enel di Brindisi. Contrarietà dalla regione, infine, anche alla proposta di 12 impianti agrivoltaici in Puglia, approvati però dal Consiglio dei Ministri. E sempre dal Consiglio dei Ministri è stato nominato il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. Ieri il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di Massimo Ferrarese, 61 anni, di Francavilla Fontana, nella provincia di Brindisi, imprenditore, politico e dirigente sportivo. La misura ha il fine di provvedere alla tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. L'indicazione di Ferrarese è arrivata dal ministro per il Sud Raffaele Fitto. È una notizia, commenta in una nota il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, presidente del comitato organizzatore, che accogliamo favorevolmente, ha detto, e che ci conforta sulla volontà del governo a voler proseguire lungo questo percorso. Siamo pronti a collaborare, confidando nelle riconosciute qualità di Ferrarese. Da oggi è in vigore, parliamo della legge regionale pugliese che vieta per 3 anni la pesca dei ricci di mare. Sentiamo cosa ne pensano i pugliesi, lo abbiamo chiesto in un mercato di Bari dove è andato per noi il nostro Maurizio Spaccavento. Da oggi in Puglia stop alla pesca dei ricci per 3 anni, è l'effetto di una legge regionale da poco approvata. Siamo venuti a Bari nel mercato di Santa Scolastica per chiedere a commercianti e baresi cosa ne pensano, tutti d'accordo sul divieto. Sono d'accordo, assolutamente, non è possibile, è uno scempio, sia per la fauna marina alla fine, quindi per me va bene così. Se per aumentare è giusto, mi va bene. È giusto, perché i baresi si mangiano anche le pietre. Altrimenti non cresce più niente. Cioè, io condivido... Hanno fatto bene, cioè dovevano farlo già da prima. Meglio che hanno fatto così, che sennò ci distruggiamo tutti, non c'è più niente nell'acqua. Lei che ne pensa? Lo stesso, e oramai l'hanno distrutto tutto, il fontale l'hanno distrutto. Quelli che prendevano erano troppo piccoli, se no lì non c'è futuro, anche per loro che li prendono. Beh, penso che sia giusto così, per far riprodurre il riccio, perché comunque da noi ormai il mare è stato devastato. In ogni caso i ricci si trovano comunque, ci sono quelli di importazione, quelli fuori dalla Puglia, quelli fuori, abbiamo i ricci della Grecia, Croazia, ci sono quelli della Galizia, quelli giganti che ormai piacciono a tutti, quindi non è un problema assolutamente. Io sono favorevole, l'aspettavo da anni questo fatto qui, però non va che la cosa, non si può vendere, si può vendere ma non si può pescare. Vengono dall'altra regione, mi dica lei come fa ad andare a chi lo vende, mi fai vedere la bolla? Sono le cose nostre, vabbè. Alla fine penso che dopo i 3 anni c'è una ripresa e li possiamo gustare, perché è fantastico il riccio, in tutte le maniere. Rinunciare sarà dura? No, c'è un piccolo sacrificio, aspettiamo 3 anni e avremo più voglia di prima. Lei rinuncerà a mangiarli? Se si deve fare, si fa, voglio dire.
non si muore senza Ricci. Una ricerca sul welfare nelle piccole e medie imprese con Fimi Industria ha presentato a Bari i risultati. Presentiamo i risultati di una ricerca portata avanti insieme ad Uniba e l'UM con la professoressa Letizia Carrera e il sottoscritto e il professor Angelo Rosa. E i risultati che abbiamo ottenuto sono abbastanza soddisfacenti, nel senso che è emerso una volontà di tutte le aziende del territorio pugliese di affrontare la tematica del welfare aziendale e più complessivamente quella del work-life balance in ottica di competitività, maggiore competitività, ma soprattutto benessere e bilanciamento vita-lavoro per i lavoratori stessi. È stata un'esperienza importantissima che ha testimoniato la grande attenzione che il sistema delle imprese ha verso il benessere dei dipendenti e dei collaboratori e verso il benessere da riversare sul territorio. Sono venuti fuori risultati che ci dicono che l'evoluzione è in atto, il cambio di passo nel rapporto imprenditori dipendenti è avvenuto e si sta evolvendo. Siamo in una fase assolutamente di rilancio dell'industria manifatturiera, soprattutto dell'industria manifatturiera fatta da piccole e medie imprese, quelle familiari, che ancora una volta testimoniano la vicinanza del tessuto imprenditoriale a coloro che lavorano nella prossimità delle aziende con tutti quegli strumenti che possono agevolare sia la vita appunto dell'impresa sia la vita dei collaboratori. Quando abbiamo chiesto alle aziende, il campione è significativo perché sono 100, quindi non è rappresentativo del tessuto imprenditoriale pugliese, però ha una sua significatività, è emerso che c'è una grande varietà di servizi e di attività offerte ai propri dipendenti, essenzialmente riconducibile alle macro aree del gestione del tempo, degli spazi e anche dei servizi, anche in chiave più innovativa alcuni. Quindi su questo piano si sta già facendo molto. E lasciamo la pagina dell'economia, cambiamo argomento, è la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. In Puglia nel 2022 sono state 71 le persone denunciate, nel 2023 sono già 35. Sentiamo. Sono state 71 le persone denunciate in Puglia nel 2022 dal centro operativo regionale delle sezioni provinciali della Polizia Postale per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale di minori, 6 invece gli arrestati. Nel 2023 fino ad oggi le denunce sono già 35, mentre 2 sono le persone arrestate. Lo rende noto la Polizia Postale in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. I dati sono contenuti nel dossier Dentro i numeri, la lotta alla pedofilia online, che descrive anche il sistema di tutela fatto di sinergie interistituzionali e attività multidisciplinari. L'ultimo arresto in Puglia risale allo scorso 28 aprile a carico di un individuo accusato di detenzione e scambio di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. Nel corso del 2022 in Puglia inoltre sono state complessivamente 8 le persone denunciate per il reato di adescamento online, sono invece 7 nei primi mesi del 2023. Il centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Puglia e le dipendenti sezioni operative di Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia hanno infine collaborato con il servizio Polizia Postale al Dipartimento della Pubblica Sicurezza nelle attività di prevenzione e monitoraggio della rete, contribuendo così all'oscuramento e l'inserimento in blacklist di 51 siti a contenuto pedopornografico nel 2022 e di altri 21 nel 2023. Il centro antiviolenze del comune di Bari ha dato il via ad un programma per combattere le discriminazioni di genere e gli stereotipi sessuali. È rivolto a studenti e docenti, prima tappa nel Politecnico. Una giornata di informazione rivolta a studenti e docenti incentrata su violenza di genere e stereotipi. È il primo di una serie di appuntamenti che rientrano nel programma di sensibilizzazione sul tema promosso dal Centro Antiviolenza del Comune di Bari. Prima tappa nel Museo della Fotografia del Politecnico, esposti roll-up con immagini fotografiche raccolte con l'obiettivo di contribuire alla decostruzione di stereotipi e pregiudizi. È un momento di formazione e sensibilizzazione accanto all'ampliamento dello sportello d'ascolto che già da tempo abbiamo avviato all'interno dell'università, è una delle prime esperienze in Italia e
da oggi si amplia anche sui temi del contrasto all'orientamento sessuale. Per noi è importante chiaramente lavorare quotidianamente, diciamo, sui temi con i ragazzi e le ragazze, informazione presso l'università, ma anche con tutti i docenti, il corpo docente, con tutto il personale che è all'interno dell'università stessa. In tutte le università baresi sono attivi gli sportelli di informazione e ascolto a cura dell'equipe del Centro Antiviolenza. Si accede mediante prenotazione contattando il numero attivo H24 328 821 2906 o il numero verde 800 20 23 30, scrivendo una mail a info@centroantiviolenzabari.it o in posta privata sulla pagina Facebook del Centro Antiviolenza Bari. Il Politecnico, nell'ambito del tema legato alle discriminazioni di genere, ha realizzato bagni accessibili anche a chi non si riconosce nei due sessi, maschile e femminile. Noi abbiamo adeguato i nostri regolamenti, abbiamo semplificato le procedure per l'adozione anche di un nome all'interno dell'università che sia scelto dallo studente o dalla studentessa. I bagni contemplano anche la possibilità di utilizzo da parte di persone che non si identificano in uno dei due generi. Sono piccoli segnali di attenzione che comunque oggi devono diventare la regolarità. Un domani io spero che nessuno se ne accorga del fatto che un bagno sia fatto in questa maniera, deve diventare la normalità. Ci sarà anche una materana alla corte di Re Carlo III e la manager Giovanna Molinari, dirigente della Croagence, società di consulenza a favore di governi di tutto il mondo. Nei giorni scorsi ha partecipato al garden party della famiglia reale d'Inghilterra in vista della cerimonia di incoronazione. Anche una materana alla corte di Re Carlo III e la manager Giovanna Molinari, dirigente della Crown Agents, società di consulenza a favore di governi di tutto il mondo. Nei giorni scorsi ha partecipato al garden party della famiglia reale d'Inghilterra in vista della cerimonia di incoronazione. Il garden party è stata davvero un'esperienza unica e per me molto emozionante perché da un punto di vista professionale c'è stato, se vogliamo, il riconoscimento da parte della mia azienda Crown Agents del mio impegno collaborando con paesi di tutto il mondo per il bene pubblico. Personalmente, dopo circa 20 anni da italiana all'estero c'è stata un po' la realizzazione di un obiettivo per me molto importante, e cioè mantenere la mia italianità e da materana raggiungere piena integrazione con un contesto locale molto british, in questo caso storico e di rilevanza mondiale. È stata ospitata nel comune di Bari una delegazione della Repubblica di Cuba per festeggiare il ventennale della storica associazione Cuba Qui, che da oltre 20 anni si impegna a diffondere la cultura cubana nella città. A Bari nessuno è straniero. Con queste parole l'assessore Ines Pierucci ha dato il benvenuto alla delegazione diplomatica della Repubblica di Cuba, arrivata a Bari in occasione del ventennale dell'associazione Cuba Qui, presente nel quartiere Madonnella e che da sempre si impegna a diffondere la cultura cubana nella città. Durante l'incontro sono state consegnate 5 targhe a professionisti cubani, cittadini italiani, che si sono distinti per il loro impegno e che rappresentano la comunità cubana nel territorio barese. È un compleanno importante, ma soprattutto rappresenta e rafforza la visione della città che accoglie da sempre, da 1000 anni, con il culto nicolaiano, con il primo migrante e dunque con tutte le comunità che attraversano la nostra città. In particolare quella cubana vede la presenza a Bari di oltre 300 persone, per lo più donne, la maggior parte di loro donne, e impegnate in tanti campi della cultura, e professionalmente oggi abbiamo omaggiato e riconosciuto con una targa tanti rappresentanti del mondo dello sport e della danza e della cultura, che da sempre unisce tutti i popoli, in particolare a Bari. E noi siamo cresciuti con la musica cubana, in particolare io ho dentro il cuore quella dei Buena Vista Social Club, ma anche con la cultura di Che Guevara, la cultura che da sempre ha rappresentato motivo di conflitto, ma che invece a Bari unisce. La Race for the Cure a Roma, seconda giornata al Villaggio della Prevenzione al Circo Massimo, tante le attività e i progetti presentati anche in vista della prossima edizione. Siamo nel vivo della seconda giornata qui a Roma, al Circo Massimo, dove è stato allestito il Villaggio della Prevenzione organizzato da Comen Italia. Domenica, lo ricordiamo, la 24esima corsa in rosa
diffusa proprio nella capitale italiana, e come potete vedere alle mie spalle tutte le magliette che hanno raccontato questi 24 anni di impegno su tutto il territorio. Già si pensa a una 25esima edizione, ne ha parlato proprio Violante Guidotti Bentivoglio, CEO proprio Comen Italia, che ha fatto anche un passaggio doveroso, necessario, su quella che è la situazione delle regioni del Mezzogiorno, Puglia e Basilicata compresa. Quindi ascoltiamo proprio le sue parole e poi la linea può tornare alla regia. E siamo molto fieri, perché in questi 25 anni abbiamo costruito tantissimo e abbiamo ancora degli obiettivi molto sfidanti da perseguire per il futuro, e non ci dimentichiamo mai che siamo arrivati dove siamo arrivati grazie ed esclusivamente alle nostre forze, perché siamo un team fantastico, fatto di persone che lavorano col cuore, e questo aiuta a portare grandi risultati. Cerchiamo di essere sempre più radicati sul territorio, percorso che si snoda da maggio a ottobre, e apriamo ottobre il mese della prevenzione, e quindi è un modo per esserci come se fosse un appuntamento scadenzato su il territorio. Bari e Matera sono due realtà fortissime, tantissime sono le persone che partecipano alle race, ed è un coinvolgimento sul territorio che negli anni, grazie ai nostri presidenti e grazie ai volontari che operano anche lì, siamo riusciti a far crescere in una maniera così, così bella e così forte. Se non ci fosse stata la Comen, io non sarei mai riuscita a, tra virgolette, uscirne fuori, anche se ancora non ne sono fuori, perché ancora proseguo con le terapie, ma ringrazio Dio che ci sono le terapie e i ricercatori. La ricerca fa tutto, perché ha fatto passi da gigante. Quando avevo iniziato io, figuriamoci, c'avevo un salvavita, un piano terapeutico salvavita di 3 mesi. Sto ancora qua a rompere così. E per noi è l'emozione al massimo qui al circo, perché è veramente troppo bello, è un circo delle emozioni, io lo chiamo così. La famiglia Comen è una famiglia molto grande ed accogliente, grazie a loro sono riuscita a fare le terapie al Gemelli utilizzando anche il casco refrigerante, quindi nel 2019, quando ho fatto chemioterapia, sono riuscita anche a conservare una parte dei miei capelli grazie a Comen, e adesso insieme a loro cerco di cambiare il volto al cancro delle pazienti, delle donne in rosa come me, creando delle attività di bellezza per aiutarla a riconquistare la propria autostima. Questa mattina sul sagrato della Basilica di San Nicola una colorata e rumorosa festa ha visto riunite associazioni, centri diurni, volontari, comunità etniche e scolaresche, tutti insieme per lanciare un messaggio di uguaglianza e di pace, per dare il via alle celebrazioni in onore del santo patrono di Bari. Ci sono gli utenti dei centri diurni provenienti da tutta la Puglia, i volontari, le famiglie e poi le comunità etniche ospitate dalla città di Bari e rappresentanti dell'Ucraina, del Bangladesh e di numerosissimi altri paesi del mondo. E ancora le scolaresche, tutti uniti per la grande festa che sul sagrato della Basilica di San Nicola ha dato il via alle celebrazioni per il santo patrono di Bari. È un modo per cominciare questa tradizione, ricordandoci sempre che queste giornate sono le giornate legate ai valori, agli insegnamenti del Santo Patrono, che poi sono quei valori che ci hanno permesso anche di creare una identità nella nostra comunità, nella nostra città, e sono i valori della solidarietà che abbiamo visto stamattina, i valori della pace, dell'accoglienza. Ed è anche un modo per tornare indietro, questo suono che sentiamo adesso dei timpanisti ci riporta indietro. Un momento di condivisione per lanciare un messaggio di unione di popoli e comunità, oltre qualsiasi differenza. In occasione delle feste di San Nicola, noi ogni anno con il movimento Disabili organizziamo questa bella iniziativa. Allora, noi siamo marinai originali. Sono ragazzi del 101 Santa Caterina 3 di Monopoli, dove si vede accompagnati soprattutto dalle educatrici che sono, diciamo, le loro secondo mamme. Poi abbiamo le mamme, mai visto una partecipazione, giorno feriale, la festa di San Nicola, e le mamme di Monopoli. Prove tecniche di un dialogo, quello volto alla condivisione e alla pace, che si spera possa riflettersi anche a livello internazionale. Noi a Bari normalmente ci affidiamo a San Nicola, l'abbiamo fatto durante il Covid, oggi Padre Giovanni ricordava che c'è stato un momento in cui qui dentro c'eravamo solo io e lui a festeggiare San Nicola, perché non poteva entrare nessuno.
quel periodo l'abbiamo superato. Speriamo di superare questa guerra e che possa arrivare la pace, che gli unici suoni che vogliamo sentire sono quelli dei timpanisti della nostra città. Buon San Nicola, sindaco. Buon San Nicola a tutti voi. I volti nicolaiani in esposizione al Museo Civico di Bari, oltre 30 opere dedicate a San Nicola di Bari. Si intitola Volti Nicolaiani, la mostra iconografica interamente dedicata a San Nicola, vescovo di Mira e patrono di Bari, organizzata e promossa dalla Fondazione Nicolaos in collaborazione con l'Assessorato alle Culture e il Museo Civico del Comune di Bari. Si tratta di un'esposizione collettiva che propone una selezione di oltre 30 opere di pittura e scultura realizzate negli ultimi 50 anni da artisti pugliesi. Alcuni dei lavori artistici, inediti e provenienti esclusivamente da collezioni private, saranno esposti solo per l'occasione. È una manifestazione rivolta ai volti di San Nicola, ai volti di San Nicola rappresentati dai maggiori artisti pugliesi, ne citeremo, ce ne sono tanti, tra cui citiamo Grassi, Piccinni, Damiani e così via, che hanno portato le loro opere e tutte con il volto di San Nicola, e quindi il nostro messaggio è quello di portare il volto di San Nicola nel mondo. La mostra sarà ospitata fino al 4 giugno negli spazi del Museo Civico di Bari. Ospitiamo, grazie ai volti di San Nicola, 11 maestre e maestri del colore. È una mostra da visitare, è una mostra sorprendente quasi, perché San Nicola è un santo che è stato ritratto da tutto il mondo, da tutti gli artisti del mondo. E noi abbiamo la fortuna di ospitare, ripeto, 11 maestri del colore che interpretano il volto in maniera originale e affascinante. A Monte Sant'Angelo, sesta edizione di Michael, il festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico della città dei due siti UNESCO, che celebra la figura dell'Arcangelo Michele nel mondo. Sentiamo. L'8 maggio sul Gargano si celebra San Michele e da 6 anni un festival internazionale celebra la figura dell'Arcangelo. Secondo la tradizione, infatti, fu proprio l'8 maggio il giorno in cui l'Arcangelo, alla metà del VII secolo, assicurò ai Longobardi la vittoria sui Bizantini. Il festival, che celebra la figura dell'Arcangelo nel mondo, promuove anche il patrimonio culturale e naturale della città dei due siti UNESCO. Quest'anno particolarmente importante l'edizione perché celebriamo il momento cruciale è quello, diciamo, l'obiettivo principale per cui abbiamo messo su una strategia culturale di questo tipo. All'11 maggio saremo a Lussemburgo presso il Consiglio d'Europa per discutere del riconoscimento, o meglio della proposta di riconoscimento della Via Micaelica come itinerario culturale. Un importante traguardo che è appunto il punto di arrivo di questa strategia che abbiamo messo su qualche anno fa, quando è nato il Festival Michael, che oggi appunto è alla sesta edizione. Ma il festival intende anche celebrare la cultura come antidoto alla mafia. Monte Sant'Angelo ha avuto la forza di candidarsi a capitale italiana della cultura e oggi è capitale pugliese della cultura, con una serie di iniziative, di attività culturali, mostre, attività museali, musica, attività teatrali che caratterizzeranno i prossimi mesi, ed è una risposta alla criminalità organizzata. Anche questa comunità ha subito l'azione pervasiva da parte della criminalità organizzata negli anni passati. Oggi c'è una comunità che si autodetermina, reagisce, si rialza, cammina. È un esempio che deve contraddistinguere l'azione di tanti amministratori nel nostro paese. E nel programma del Festival Michael ci sarà anche il concerto di Fabio Concato, che intanto ieri sera era a Taranto al Teatro Orfeo. Una delle voci più raffinate del cantautorato italiano, Fabio Concato, al Teatro Orfeo di Taranto ha catturato il pubblico alternando canzoni a storie e ricordi su e giù dal palco, traghettando i presenti in un viaggio dagli anni 70 a oggi. Una carriera straordinaria segnata da grandi classici che hanno emozionato intere generazioni. Nel connubio tra delicatezza e grinta, tra musica d'autore, latina e squisitamente jazz, tutta la grandezza dell'artista milanese. Chissà se vale ancora.
Eleganza, poesia, ironia, l'omaggio di un grande artista taranto che di una qualunque sera di maggio ne ha fatto un fiore. A Bari, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Mediterraneo Meridionale, è stata presentata la 16ª edizione della regata internazionale 105 Bari-Montenegro, in partenza il prossimo 18 maggio. Bari, città del mare e dello sport. Dall'idea dell'importanza di questo rapporto per la promozione della sana competizione e per la valorizzazione del territorio nasce la 16ª edizione della regata internazionale Est 105 Bari-Montenegro. La competizione di vela d'altura prenderà il via il prossimo 18 maggio dall'ansa vicina alla Basilica di San Nicola a Bari e proseguirà verso la costa montenegrina. L'approdo è previsto venerdì 19 maggio nel porticciolo turistico di Porto Novi, nelle Bocche di Cattaro, luogo considerato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La Est 105 è stata ideata dall'Associazione Amici della Vela Puglia, ASD, e oggi, dopo 15 edizioni già portate a termine con successo, rappresenta una delle regate più importanti delle offshore, cioè quelle a più lunga percorrenza. È un'occasione, come tante altre per la Puglia, di promuovere le sue professionalità, anche le sue capacità sportive e anche quelle di rapporto con il mare. Il fatto di dover partecipare ad una regata internazionale che parta da Bari è la dimostrazione che la città ha delle capacità, ha una certa sensibilità. Noi intendiamo partecipare e contribuire a queste occasioni perché non dimentichiamoci che vivere il mare vuol dire anche avere la cultura del rispetto e dover concorrere ad avere una risorsa che non possiamo trascurare. La manifestazione, che rientra nell'ambito del più ampio progetto del Comune Rotta verso Bari, è la sintesi di aggregazione, sport, cultura e tradizione. Essere una città di mare non vuol dire solo promuovere e valorizzare gli sport nautici tra le nuove generazioni, come ormai facciamo da diversi anni col progetto di Rotta verso Bari, ma anche ospitare regate internazionali importanti come queste, che esistono da tanti anni e grazie alla passione, alla determinazione, alla volontà di altre persone, io sono convinto che si starà ancora per tanti altri anni. Poi il piacere di andare in barca a vela, di attraversare l'Adriatico con una manifestazione più o meno competitiva, perché poi alla fine loro si divertono, è una cosa molto bella. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a voi tutti una buona giornata.